Okay. Numero 11, approvazione proposta di valorizzazione del parco del Cerreto e schema di convenzione. Passerei la parola all'assessore Cassi. Sì, io. Sì. Allora, riguardo all'amministrazione la proposta di, da parte di due giovani imprenditori Osimo di una serie di interventi sul parco del Cerreto per promuovere alcune attività, tra cui appunto delle gare di biciclette, adesso non mi ricordo come si chiamano, piuttosto che sistemazione di sentieri per passeggiate, piuttosto che il recupero di alcune zone, alcune vedute all'interno del parco. Loro ci hanno presentato un primo schema di intervento, segnalando alcune, utilizzando alcuni sentieri già esistenti, alcune strade interne al parco, vorremmo recuperarne altri e assieme ai nostri volontari e con l'aiuto dell'amministrazione per quello che potremo fare. E quindi diciamo è un piccolo progetto, non ci nascondiamo neanche noi da questo, insomma, un piccolo progetto che ovviamente è chiamato come valorizzazione del parco del Cerreto, è più che altro una prospettiva, un inizio che vogliamo dare, e questo potrebbe passare anche attraverso già una valorizzazione della piccola zona di servizi dove concentrare diciamo la parte di partenza per andare poi all'interno del parco con una piccola baracchina, casettina di servizio con servizi igienici, minimo di dotazione per il noleggio delle biciclette e queste cose, insomma. La iniziativa, nonostante appunto sia molto limitata, è tutta a carico dei privati, quindi a parte il comune non mi hanno chiesto nessun esborso di soldi, e si può innestare anche in un progetto più complessivo che può venire avanti secondo quello che vedevamo nel piano nel triennale, se ci fossero dei contributi per la valorizzazione dei parchi piuttosto che sul sistema turistico, e quindi ci è sembrato comunque degno di essere valutato e di essere portato all'attenzione del Consiglio Comunale. Abbiamo stipulato con loro, stipulato ancora, ma abbiamo concordato con loro per risposto una bozza di convenzione che garantisca comunque al comune che in caso di recesso da parte loro ci sia poi la sistemazione dell'area, la rimozione degli interventi che fanno, tutto il resto anche tramite delle fideiussioni, la garanzia di questo. Ripeto, è un piccolo progetto, più che altro è un'idea che si ha, è una speranza che ci sia qualcuno disposto a intervenire su questo per valorizzare il parco. All'interno di questo discorso poi potrebbero venire avanti altre proposte, ripeto, che stiamo valutando anche con altre associazioni per poter poi gestire meglio questo parco, che è veramente una cosa unica nella nostra città.
irrilevante dopo l'uso strumentale elettorale, dopo una serie di strumentalizzazioni di fiuci rispetto ai quali questa è un'occasione per cercare di chiarirci bene che cosa e quali sono le posizioni e attitudini del rispettivo comune. Prima abbiamo approvato il piano per le pubbliche in cui sono previsti per il 2013 80.000 euro, dei quali una quota affidandoci a una decisione di provvidenza potrebbe essere del comune. Secondo l'esame del Consiglio c'è una proposta di convenzione e legata ad un progetto di valorizzazione del parco del Cerreto. La relazione ha detto che il Cerreto è un'area predi, un bosco abbandonato e sconosciuto a molta gente. Ora, io credo che dopo tutto quello che si è scritto in campagna elettorale, non solo conosciuto dalla nostra gente, ma anche di gente che si è chiesto di cosa stiamo parlando. Mi pare che in una delibera del Consiglio Comunale, non questo, ma sempre il Consiglio Comunale, si era previsto che per definire un progetto di valorizzazione si sarebbe redatto un bando pubblico da pubblicare sugli organi che ne hanno titolarità e su internet in modo che fosse diffuso il più possibile questa possibilità. Diversamente questo comune, con questa proposta, senza aver fatto un bando per informare chi c'era questa eventualità, ma semplicemente con la richiesta familiare di due giovani imprenditori, è subito passato al comercio. Ora io credo che questo sia palesemente un'azione in danno delle risorse comunali. Perché prima si concede a due persone l'uso di un territorio rispetto al quale era previsto nel precedente piano delle opere pubbliche e nel precedente bilancio la possibilità di incamerare, si era stimato circa 200.000 euro per la concessione di una quota di dell'area del parco su un progetto di investimento e di valorizzazione. Qui non solo non si incassa niente, ma in maniera non chiara, molto ambigua, si dicono delle cose che una pubblica amministrazione difficilmente può, perché nella relazione, nel progetto di valorizzazione, oltre a prevedere che ci saranno contributi di volontari, associazioni e il supporto del comune, cosa vuol dire? Noi diamo gratis un'area a dei privati. Nel bilancio che abbiamo approvato per le opere pubbliche è previsto un intervento di Cerreto di 20.000 euro. Nella relazione è previsto che il comune supporterà questa bozza di intervento. Non ci sono garanzie rispetto alle esecuzioni temporali. Si dice nel senso del progetto che si potrebbe organizzare una convenzione, ma che può lasciare le cose
indefinite dove non si viene con chi è la responsabilità. Si potrebbe fare o ci sarà il supporto e il bilancio che dice diamo 20.000 euro, poi non si capisce quali sono i collegamenti della zona di Cerreto con vari quartieri, perché sullo sfondo di Valle Sorconio vi sono quartieri, sul confine del comune di Marino sono quartieri, sul confine dei privati non ci sono quartieri, l'unico quartiere che c'è, perché abbiamo sistemato la strada di Cerreto, che va dal 905 fino al suo superiore, che così vorrebbe la strada del sole. Quindi io credo che ci sia molta solidarietà, capisco che la politica e gli interessi particolari e privati possono spingere qualcuno a ritenere una genialità questo, ma io devo dire che questa è veramente una azione, se venisse approvata, che danneggia gli interessi della consorzione, della gestione comunale, al quale farebbe questo un danno della sua produzione. Credo che sia impugnabile questa convenzione, perché la legittimità, essendo fatta su una semplice richiesta di due operatori, in assenza di un bando che rivolga a tutti gli interessati, residenti, non residenti, per un intervento davvero di trasformazione di Cerreto in un'opportunità turistica. Questa è un'opportunità. E non capisco cosa c'è di far girare dei viti sulle assi inclinate al Cerreto con Cerreto. Non capisco perché si debba fare un paradiso per le debite con gli interessi del comune. Non capisco che interessi del comune abbia a concedere gratis 50 euro per 50 euro, che qui non deve neanche costruire i mappari, quella superficie, niente. Semplicemente c'è una fotografia di aerea dove si evidenzia dove si ha detto, ma quindi non c'è bisogno della fotografia aerea per farlo. E se non altro, essendo parlare di spinta con i mappari, vorrei dire, dico i mappari, se tu imparo e quanti ciascuno gli dato in concessione, a che titolo, con quali entrate del comune e per fare tutto questo non c'è né nella convenzione né nella relazione. Pertanto mi auguro che l'intelligenza direzione suggerisca di ritirare questo argomento, però siccome sette consiglieri sono sempre favorevoli, sì, ma la votazione vedrà loro, ma è chiaro che sarà la nostra cura cercare di far emergere delle illegittimità e comunque il danno che questo comporta per l'amministrazione comunale e per la popolazione. Io credo che ci sia stata un po' di confusione, perché noi non diamo concessione a nessuna area. Tutto quello che viene realizzato, diciamo, sul discorso del baracchino, delle vendite, delle servizie, su una parte privata. E il Cerreto rimane pubblico, rimane disponibile per tutti, non viene concesso a nessuno, viene concesso di poter pulire, recuperare, attrezzare dei sentieri che comunque rimangono pubblici, fruibili da tutti, e quindi non è la concessione dell'area per fare qualcosa, è la possibilità per questi ragazzi di poter fare un'opera che alla fine viene solamente tutta la popolazione e anche chi viene da fuori. Infatti nella convenzione non è indicata nessuna concessione di aree, non sono indicate una fase appositamente per quello. Ogni iniziativa che loro faranno dovrà essere comunque autorizzata dall'amministrazione. L'osservazione sul fatto che ci può essere un progetto più grande, più complessivo, già
proposta la condivido anch'io. Anzi. Se verranno proposte in questo senso le esamineremo. Se parliamo di cose del passato dove si prevedeva di incassare 200.000 euro sulla base di un niente indicato, quindi il fatto di dire che si vendeva una piccolissima parte non era specificato da nessuna parte, il fatto che ci fosse un progetto di valorizzazione non era assolutamente palesato a nessuno, per cui rispetto a questo noi partiamo da una proposta, da un progetto che noi ci nascondiamo, è piccolino, è limitato, non è il grande progetto di valorizzazione che volevamo proporre e magari rispetto al quale se venissero i contributi lì, anche quello lì a livello di progetto, non sono molti, ma siccome non c'è ancora un progetto complessivo, li teniamo lì che potrebbero venire utilizzati. Rispetto a questo noi diamo la possibilità a qualche ragazzo giovane di potersi cimentare, che non so quali interessi si vada parlando, visto che sono del genere, immagino ci siano solo rischi e pochissimi interessi. Insomma, da parte nostra bisogna tentare un'operazione di questo tipo, che viene fatta, ripeto, gratuitamente, questo è già un vantaggio per il comune, per tutti, senza impegnare il comune, senza impegnare l'area, vincolandola, togliendola da altre possibilità, e quindi non influisce per niente sullo sviluppo futuro, su altre iniziative che possiamo mettere in campo, alcune delle quali stiamo già valutando, ma ripeto, senza soldi, senza niente, si tratta di affidarsi ovviamente all'esterno, all'iniziativa di altri. Quindi rispetto a questo vorrei chiarire appunto, che non c'è nessun impegno per il comune, non cedono aree, non si blocca una zona e la si affida ad altri senza garanzie, ma si tratta semplicemente di consentire il recupero, la promozione su un'area che veramente alla quale tutti noi teniamo. Ma ho capito bene, segretario, che siccome nel fantone del sindaco c'erano quelle cose lì, c'erano queste documentazioni, che la struttura per la commercializzazione di Levante non tanto era diventata sull'area privata e non del comune, che i bici volley, le bici che vanno sui binari eccetera, è fatta sull'area privata o sull'area comunale? Se è sull'area comunale, di fatto con questa convenzione si concede, senza aver individuato a terzi, l'uso gratuito di aree comunali. Poi io non sono molto sveglio e forse poco intelligente, ma dire che si fa una convenzione per pulire i sentieri e bonificare la vegetazione senza consentire di concedere a questi richiedenti aree, sia un po' una contraddizione, a meno che si chiede che anche lì le foto delle disciplinate dell'area di arrampicamento eccetera, perché sono delle foto che sono un esempio male, che prevedono che si facciano gli interventi sul territorio, e sul territorio fumare è comunale, senza fissare eventuali canoni di locazione, senza precisare i tempi in cui si fanno queste cose, con i condizionali, che i condizionali non danno certezza né a chi affitta né a chi prende in affitto, e quindi pare proprio una cosa fatta, perché i cognomi sono sinonimo di identificazione,
così come provassimo a se la fare, dire che sarebbe bello fare quella cosa lì, ma sarebbe bello farla. Quando noi proviamo come amministratore, bene che facciamo secondo procedure che non siano, che non creino problemi, che non creino vincoli, che non creino obblighi e diritti per i privati, i quali non danno nessuna garanzia se non una fideiussione di 50.000 euro. Non si sa bene per fare che cosa, per smontare quello che fanno giorno di soldi senza poi recuperarli. È vero che poi tutte queste cose si faranno con le autorizzazioni, se non dà il soggetto ha vinto, dire. Fare un bando che precisi i termini del rapporto non è una cosa così complicata e così. Dopo, per carità, anch'io sono l'opinione che è meglio per fare le cose alla gente che non siede qua che a quello che siede fuori, ma su un bando dove tutti vanno, tu dire, noi al comune diamo questo, chiediamo quest'altro per fare questo progetto. Qui questo manca ed è una carenza non di un punto irrilevante. Allora, questa è una proposta di Vivaldi e la 241 consente al privato di presentare delle proposte, delle richieste all'amministrazione pubblica e all'amministrazione di concludere degli accordi con i privati per nell'interesse pubblico collettivo. Secondo noi questo progetto, ripeto, non preclude la possibilità ad altri di presentare iniziative analoghe o anche più belle o anche più complete e valide. Comunque ci sembra che frustrare anche questa unica iniziativa che viene avanti in questo momento sia poco responsabile, per cui riteniamo che si possa migliorare tutto, si possa modificare meglio i tratti dove verranno fatte gli scivoli di legno piuttosto che cose. Una fideiussione c'è, insomma 50.000 euro non sono proprio pochissimi rispetto al costo, i tempi ci sono 5 anni di durata per la convenzione, insomma chi fa un investimento anche piccolino come questo ci mette sempre 50 o 100.000 euro di suo, per cui mi sembra che il comune dovrebbe essere sufficientemente garantito anche da questa fideiussione. Detto questo, poi i ragionamenti sui cognomi e così io ti lascio dove sono, insomma, quindi chiunque può presentare proposte, vedremo dopo una convenzione che esamineremo appunto successivo, presentata da altre persone, da altri cognomi, e anche su quello comune si esprimerà indipendentemente dai cognomi e tutto, quindi da quanto sì. No, quello che io continuo a dire. Allora, noi oggi provate a trovare proprio una convenzione, lo schema di convenzione. Lo schema che poi verrà dibattuto in giunta. E si dice anche che però tutti possono fare altre proposte che si sanno migliori. Ma io chiedo, non capisco, sono uno che capisce pazienza, come si fa a pensare che se il comune stipula la convenzione su questo schema che dovrebbe essere oggi approvato? La convenzione definirà reciproci impegni e garanzie. Allora, che altra proposta può trovare spazio
se la stessa area è già convenzionata e di fatto affidata alle quali diciamo che è una produzione per 5 anni, se lo lavoro per 5 anni, l'area è limita a ogni altro operatore. No, ma posso allora, forse si sta facendo una vera confusione, al di là che le strutture vere e proprie saranno messe su mappati, per cui il comune si sta tutelando con la fiduzione di 50.000 euro, che tra l'altro è stato oggetto di discussione proprio sabato scorso con gli effettuari, perché comunque, cioè, in questi tempi una garanzia del genere, però d'altra parte noi volevamo essere tutelati e tutelare l'amministrazione, anche per chi verrà dopo di noi, sul fatto che il ripristino dei luoghi ci sia. Per quanto riguarda le aree i mappali del comune, non c'è nient'altro che la pulizia e il posizionamento senza movimenti di terra, se non proprio che so, livellare il terreno, ma di 2-3 rampe dove le bici salgono, ma ci sono 50.000 euro che in legno non sono fissate a terra, perché hanno un basamento, hanno un peso loro, per cui devono reggere da soli. Non c'è un metro cubo di calcestruzzo, non c'è una bacchetta di ferro che li tiene. Cioè, si sta parlando di questo, di 4-5 rampe, magari sul bordo di un sentiero, ma si sta parlando di questo. E contestualmente si sta parlando invece di una pulizia dei sentieri che permetterà la fruibilità al parco. Dovrai stare attento se arrivano questi freeride, questo è vero. O si cominceranno a passeggiare anche i cavalli, o piuttosto che le famiglie in biciclette. Dovrai stare attento se vai a piedi, però è un modo per vivere il parco. Poi tutto è migliorabile, è tutto perfettibile. Non ci riteniamo di essere i più grandi. Sicuramente noi, quando parliamo di valorizzazione, non parliamo di vendita, questo è vero. È un altro modo per fare la valorizzazione del Cerreto, è un tentativo. Saremo magari inesperti, saremo magari legati ai coloni, io non credo. È un modo per sfruttare l'unica occasione che ci è venuta, tra le tante che volevamo fossero numerose e invece non. Una delle richieste, io ho segnalato questa cosa ai tanti. Ma si sta parlando di un mappato privato. Abbiamo fatto un bando pubblico per mettere una baracchina in credo. Sono 2 mesi che è fuori, non troviamo nessuno, gratis, comprato dal comune, messa lì un posto da sicuramente. Parliamo di servizio. Sì. Sì, no, ma per fare un esempio. Sicuramente la contribuzione all'universo. Sulla loro proposta protocollata. No, ma i tanti, come fanno a fare l'offerta se non c'è un bando che dice vogliamo fare questo, con questi obiettivi, chi ha progetti e intenzioni ce le proponga. Avete fatto questa cosa qui? Gli impegni del comune sono la pulizia dei sentieri. No, la domanda è, avete fatto un bando pubblico per chiedere? No, perché per un mappale privato noi non facciamo bandi pubblici. Ma è un mappale privato che posizionano la struttura, è un mappale privato. E il resto, noi ci abbiamo fatto la pulizia dei sentieri. È vero, noi abbiamo aperto, è vero, abbiamo sfruttato fatti pulire pure i sentieri. Cioè, cavoli, meglio di così, cosa dobbiamo portare a casa per il comune? Ma tieni presente che fanno un bando su cosa? Su cosa? Sulla pulizia dei sentieri del parco. Sulla sentieri gratis del parco. Allora, questa è una proposta che viene da privati che ci dicono noi vorremmo fare questo, siamo disposti a fare questo. Ora, se chiunque altro ha altre proposte, volete fare il parcheggio dei camper, volete fare il giardino, le cose, venga avanti una proposta, ma una proposta che sia concretizzata, che si
si possa vedere, si possa capire cosa verrà. Detto questo, si può ragionare su tutto, ma su delle proposte vere, concrete, non su, sulle parole. Poi ognuno deve al suo ruolo, deve... Sì, questa è la nostra parte. Non contiene niente. Questo contiene... Sulla quale si può decidere va bene o no va bene. Non ci sono tempi, non ci sono costi, non ci sono definizioni di... E non è vero che per cui sentirmi a fare la proposta. Sì, sì. No, gliel'abbiamo chiesto noi. Massimo, spiegami una cosa, tu, perché vuoi arrivare? A cioè, io è più giusto fare un pranzo. Per farci sentire il loro fare i dati. Non pensare che vadano sui compagni privati a fare il bisbolle o mettere giù le cose per l'arrampicata. È sui loro mappali, è sui loro mappali. Ma mi ricordo la battista che potrebbe avere dei punti anche su sentieri. Anche perché, sai anche perché? Perché se avessero posizionato quella roba lì sul mappale del comune, a parte che avrebbero dovuto ovviamente fare una cosa di evidenza pubblica, ma soprattutto sarebbero stati soggetti ai vincoli ambientali, perché tutto il mappare del Cerreto è sotto vincolo ambientale. E invece in questa è un escamotage. Vuoi che hanno la fortuna di avere questi due mappali? L'hanno fatto così. Comunque la risposta del sindaco è che tutte le culture legate alla proposta insistono sui mappali privati. Ah, ci sono di parte della pista, la gestione di parte della pista in legno, che non sappiamo da deciso dove andranno questi dati. Ancora un po' sono sui privati. Allora, ma non parlo di strada, di quattro torte. Cioè, dopo, cos'è che vuoi farci dire? Vorrei capire cosa si tratta, visto che non ho detto niente da quello che c'è. Ok, se fare. Io e lei ci mettiamo d'accordo su un'idea, dopo vediamo come la sviluppiamo. Questo è quello che comprendo di parole. Allora, però per me... un comune che si mette d'accordo con uno più che arriva per fare uno sviluppo di mare di 50-60 ettari senza aver avuto la cortezza di vedere se altri avevano proposte analoghe e giorni migliori da confrontare e da poter capire cosa c'è in realtà. Allora, io vorrei fare un intervento in un altro senso anche. Si parla spesso di imprenditoria giovanile e quant'altro, di giovani definiti anche da ministri bamboccioni perché non tirano insieme una mazza, detto in parole povere. Abbiamo la proposta di due giovani ragazzi che sul loro mappale privato chiedono di poter installare delle strutture dando in garanzia una fideiussione di 50.000 euro per la loro rimozione e risistemazione dell'area a regola d'arte, dove viene valorizzato il parco per un modo di vivere e sfruttarlo giovanile. Ci potrebbe portarci dei ragazzi, perché è indubbio che non è che io dico all'anziano non puoi andare in bicicletta, però vedo di più un ragazzo a farmi il salto con la bicicletta che la persona anziana. Potrebbe portare giovani, i giovani potrebbero portare movimenti, potrebbe essere un'area di rinnovamento e portare beneficio a tutto l'altro piano, questa operativa. È stata una proposta fatta da due ragazzi giovani della cosiddetta fascia d'età bamboccioni. Se poi ogni volta che due ragazzi giovani hanno voglia di fare qualcosa su loro, dando tutte le garanzie del caso, cercando di portare qualcosa di nuovo, cercando di non fare un albergo diffuso che non vuole mai ritirare fuori perché era un abusivismo totale di cascinali costruiti su piantati per aria, nulla a fare con l'albergo diffuso fatto in Friuli, che è tutta un'altra cosa, tutta un'altra rinnovazione e rivalutazione dell'ambiente. Impuntarsi sul discorso di cognomi che si tirino fuori se ci sono questi interessi privati, perché fare i cognomi tanto per fare, per mettere, per seminare zizzani ma non tirare fuori nulla di certo, non mi è mai piaciuto e non mi piace. Se ci sono dei giovani, dei ragazzi che stanno provando su loro a fare un piccolo intervento di valorizzazione, portando qualcosa di nuovo, idee nuove,
ovvio, non è il progetto da milioni di euro, ma non possiamo neanche pretenderlo da dei ragazzi. Partiamo con un piccolo passo, diamogli una possibilità, sul loro privato lo fanno, dando la garanzia di non distruggere l'ambiente, ma di provare a valorizzarlo in una maniera giovanile con idee nuove, e in caso con una fine successione di 50.000 euro con cui siamo comunque garantiti che l'area verrà ripristinata se il progetto andrà a decadere. Non riesco a capire neanch'io perché voler ogni volta infilare dentro insinuazioni fini a se stesse. Ok, poniamo in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Sì.